essere qui, grazie a Pippe per avermi invitato a moderare questo incontro. Mi chiamo Fabrizio Gomarasca, sono il responsabile della rivista Mixer. Il tema di oggi è un tema decisamente importante, credo che sia caduto in un momento topico per la professione del ristoratore, di chi ha un pubblico esercizio, per diversi motivi. Il primo, che è sotto gli occhi di tutti, che è quello generato dalla crisi economica, che ha portato solo nell'ultimo anno ad un saldo negativo di 7.000 esercizi tra nuove aperture e chiusure. Il secondo riguarda una delle tendenze che sono in atto ormai da qualche tempo, ma che stanno in qualche modo esplodendo e di cui vediamo tanti esempi anche qui a Host, che è la multicanalità, vale a dire la presenza sul mercato di format e di proposte diverse da quelle tradizionali del ristorante, della pizzeria o del bar, che genera una competizione non solo all'interno del canale tra attori diversi, ma porta anche lo stesso pubblico esercizio a confrontarsi all'interno con questa multicanalità, creando una proposta multiformat. Non a caso credo che la FIPE abbia voluto intitolare questo stand, questa sua presenza host, come il pubblico esercizio 24 ore, proprio a significare di come le modalità di consumo si sviluppino lungo l'arco della giornata. Il terzo motivo, altrettanto importante, credo che sia lo sviluppo delle tecnologie, che in qualche modo hanno portato un cambiamento sia nella gestione della cucina sia nella gestione della sala, un cambiamento dovuto da un lato a una carenza di professionalità in nuovi entrati nel settore, dall'altro sicuramente danno un contributo a un miglioramento, ad una maggiore attenzione a quelli che sono gli aspetti gestionali dell'attività, perché non va dimenticato, e questo sarà il tema che svilupperemo oggi, che un ristorante è in primo luogo un'impresa e come tale bisogna affrontarla, anche perché la tecnologia non va dimenticato che non solo non risolve i problemi, ma spesso richiede una maggior competenza, una maggior professionalità. Il quarto motivo che rende questo tema di estrema attualità è il cambiamento in atto nel consumatore. Un consumatore che, non ripeterò la solita frase, più attento, più consapevole, eccetera, perché lo sappiamo tutti, ma dal punto di vista, come dire, sociale, strutturale, abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo una diffusione di allergie, intolleranze alimentari che impongono, come dire, un atteggiamento diverso da parte del ristoratore. C'è un tema legato al turismo per il nostro paese, che è un tema strategico in primo luogo, ma che pone a chi fa accoglienza, come il ristorante, un tema importante, che è quello di migliorare gli standard di accoglienza proprio nei confronti soprattutto dei turisti stranieri. E l'occasione di Expo nel 2015 metterà sicuramente alla prova la capacità dell'intero sistema di comportarsi in questo senso. Ecco, questo è un po' il panorama nel quale i nostri interlocutori sono chiamati a proporvi le loro riflessioni. Oggi è un panel particolarmente interessante perché abbiamo, a partire dalla mia sinistra, Luca Marchini, chef stellato, ha una stella Michelin,
ma è anche titolare di ristorante, quindi è un ristoratore, è uno chef che è diventato manager, che è diventato imprenditore. Casualmente, ma forse non tanto, è laureato in economia e commercio, e anche questo è un aspetto, come dire, raro nel settore, ma non unico, perché sempre casualmente, non so quanto casualmente, ma probabilmente lo è, all'estrema sinistra c'è Luca De Idda, che invece è ingegnere ed è diventato ristoratore, non per caso, perché la famiglia è una famiglia di ristoratori di Cagliari, ma lui alla professione di ingegnere ha preferito poi dedicarsi a quella di ristoratore imprenditore. In mezzo abbiamo il professor Angelo Previati, che è docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Roma III, che ci porterà invece il contributo dello studioso, dell'universitario che affronta i temi in un aspetto sistemico. Alla mia destra abbiamo Riccardo Boggiani, direttore generale di Cibis. Cibis è la società del gruppo PAM che si occupa della ristorazione con la catena Breck, quindi qui siamo sul fronte di una grande impresa, di una impresa industriale che fa ristorazione veloce e deve avere un controllo, una gestione particolarmente accurati. Alla fine abbiamo Emanuele Gnemmi, che è il responsabile del corso di management della ristorazione di ALMA, Scuola Internazionale di Cucina, nota a tutti, credo, qui presenti per i corsi di cucina, ma che da qualche anno a questa parte ha cominciato con successo, credo, un corso di management della ristorazione. Da ultimo, non è al nostro tavolo, ma ci porterà le conclusioni, il presidente di FIPE, Lino Stoppani. Bene, io darei a questo punto la parola a Luca Marchini, che peraltro ci dovrà lasciare dopo il suo intervento per impegni in fiera, e quindi poi continueremo in me senza di lui. Quindi, se ci fosse il tempo e se qualche domanda vi venisse per Luca Marchini, magari riusciamo a fargliela immediatamente. Bene. Se riusciamo. Il tema è un tema sicuramente molto bello questo. Io vi ringrazio di avermi contattato in materia. Il direttore Comarasca ha detto adesso: il ristorante prima di tutto è un'impresa, e questa è una cosa assolutamente vera. Prima di tutto è un'impresa. Voi pensate che un giorno, tempi prima di decidere di diventare un futuro ristoratore, io non abbia pensato a questo. È ovvio, insomma, che trovarsi di fronte a un'attività nuova, un'attività ex nuova, io non ho ereditato dai genitori un ristorante, ma ho deciso che dopo il mio diploma di ragioneria, la mia laurea in economia e commercio, ramo aziendale, e dopo aver quasi iniziato un dottorato per diventare poi dopo commercialista, non era quella la mia strada. Mi piaceva, ma doveva essere qualcosa oltre, che seguisse un altro aspetto, che è quello della passione. La passione è un elemento trainante per molte attività, ed è quello che fa gioire la mattina quando uno si alza e dice: oggi devo fare questo, quest'altro. Pazienza che siano le 8 e che tornerò a casa alle 2 di notte, ma questo fa parte appunto del gioco, e questo è il motore, la benzina di un tutto. Ma allo stesso tempo, se mettiamo solo passione, purtroppo potrebbe capitare, e questa è una cosa che io ho meditato veramente molto, che qualcosa non funzioni all'interno della mia attività. Io sono principalmente un imprenditore, io sono principalmente, e in secondo motivo, ristoratore, tra le varie cose faccio anche lo chef, ed è questo il punto di base. Fare lo chef non significa poter fare qualsiasi cosa nella propria attività, fare lo chef significa
agire di passione, di testa, di cuore principalmente, ma allo stesso tempo stare a sentire l'angioletto felice che è colui, che è il famoso grido parlante, che è colui che dice occhio, perché se noi compriamo una certa cosa, se non funziona, bisognerà subire un certo costo. Che investimento facciamo? Dove andiamo? Ci muoviamo da un punto di vista proprio di ragioneria e imprenditoriale. E questo è obbligatorio appunto per poter, secondo me, gestire un'azienda più o meno fiorente, ma che almeno appunto tutt'oggi, nonostante il periodo molto negativo, sia ancora appunto sul mercato. Io ho un ristorante, sta facendo passi avanti, ma i miei scopi sono molto più, ancora più in là, ho degli obiettivi ancora più lontani. Ho un'attività di catering che è sempre all'interno della mia struttura, ma ben sviluppata. Ho fatto il decennale a settembre, rinnovando tutto il ristorante, e la mia attività di eventi esterni ha 8 anni e mezzo, quasi 9 anni, perciò quasi fin dall'inizio. Non mi bastava la cosa e ho deciso di intraprendere la terza attività, una scuola di cucina per privati a livello amatoriale, sempre all'interno del mio palazzo scuola. Cioè, ho pensato che per poter campare, perché con un ristorante stellato non si va tanto lontano, bisognava svilupparsi, differenziazione e 3 bacini, rivolgersi a 3 bacini completamente diversi. Quello della ristorazione, che mi dà delle soddisfazioni incredibili, quello del catering, cioè degli eventi esterni, che in buona parte mi dà delle soddisfazioni altrettanto piacevoli, e poi l'ultimo arrivato da un anno e mezzo, quasi 2, quello della scuola, cioè avere quest'anno, e quindi subentra anche la passione, oltre che l'idea appunto di differenziare ulteriormente i rischi e prendere un ulteriore bacini che poi, come potete ben immaginare, spesso si collegano tra di loro, ma è quello appunto di poter condividere appunto con la gente. Questa torna alla passione di cui prima parlavo all'inizio. La gestione di un ristorante e perciò di tutti annessi e connessi è una cosa, secondo me, è una cosa decisamente complessa, che va fatta nella quotidianità, senza aspettare il fine mese, quando uno magari comincia a vedere che le cose non funzionano. Ho fatto molti investimenti nella mia vita, ma tutti ben calibrati e tutti ben mirati. Non faccio mai un passo oltre le mie possibilità, e quando rischio è perché credo e non spero che ci siano effettivamente le possibilità. Lo chef farebbe 10 passi avanti, indipendentemente dalle proprie capacità, che possono esserci di fattibilità di quello che vorrebbe. Ed è questo calibrare le due figure che spesso mi mettono in competizione e che spesso a volte non mi permettono neanche di essere perfettamente capito da chi a volte collabora con me. Così logico, facciamo la tal cosa come chef, come cuoco che mi dà una mano, come responsabile di sala, ma poi conoscendomi, tutta gente che lavora da me da 5-6 anni, conoscendomi hanno capito che va bene, oggi facciamo un passo, ma sanno bene che Marchini se lo può permettere, o se non altro ben meditato poi, che cosa può succedere, giornate il giorno dopo io ancora non ce l'ho, non so voi, ma io no. E tutte le volte cerchiamo appunto di calibrare. Un'esperienza passata sicuramente, ma ci sono i fatti che forse mi hanno dato una mano, un grande padre, ex dirigente di banca, che sicuramente mette un buon zampino, nel senso che i grandi consigli importanti me li ha sempre dati e io li ho sempre recepiti e li sto attuando da quando sono diventato imprenditore e chef. E poi di conseguenza un mix, come accennavo prima, tra la passione e la mia professione da imprenditore ristoratore. Volevo chiederti un po' di dati strutturali sulla tua impresa, perché vedo qui molti giovani e spesso il ristorante è lo chef, no? Allora vorrei chiederti: quante persone avete in cucina, quante persone avete in sala, che importanza dai alla sala, visto che presumo che sulla cucina sei ben strutturato? Rispondo a questa domanda in due modi. La prima,
dal 2009 io sto aumentando il fatturato tutti gli anni di un 15, 10, 20, 8%, sanno, ve lo dirò poi dopo magari fra qualche mese, ma la tendenza è positiva, non sono contro tendenza, non vi dico cosa stanno facendo i costi ovviamente, vanno di pari passo e questo è logico, però il mio fatturato sta aumentando tutti gli anni. Prima risposta. Seconda risposta. Sono partito che avevo due ragazzi in cucina 10 anni fa e il sottoscritto. Un lavapiatti e due persone in sala. Più gli extra, a tempo contratti a chiamata. Adesso ho 5 persone fisse in sala. Adesso ho 6 persone in cucina più sottoscritto e sempre il povero lavapiatti che fa tutto quanto sempre da solo perché è l'unico che si deve sposare per l'azienda. No, non è vero. Più tutti quelli a chiamata per necessità. Perciò sicuramente il locale è rimasto sempre da 32 coperti, 35, anzi addirittura nel tempo li ho anche tolti. Sicuramente l'aspetto ristorativo degli eventi esterni ha inciso, ma io sono 9 anni e mezzo che faccio eventi esterni, 8 anni e mezzo che faccio eventi esterni, perciò era così anche dopo il secondo anno di apertura. È che ho voluto puntare su un'ambientazione, una tipologia di ristorazione che richiede molta manodopera ed è per questo che quando dico il fatturato sta aumentando significa che ho una buona risposta, ma ahimè i costi stanno lievitando, spesso non sempre appunto in proporzione. Lasciamo perdere tutti gli altri aumenti di costi che non dipendono dalla mia scelta se aumentare di una persona o meno il personale, ma da cose appunto che sono collegate alla tassazione in poi, non ne parlo, non è questa qui la sede corretta. Però sicuramente l'evoluzione si vede anche in questo. E tutta la gente che lavora con me, in cucina, ma anche in sala, ha un obiettivo unico, che è quello di seguire un principio e una filosofia che è quella appunto dell'erba del re, non ce ne sono delle altre. La gente si autoelimina da sola quando io sbaglio purtroppo il colloquio. Penso che la persona sia adatta a lavorare da me, oppure magari ci provo, difficilmente perché non ho avuto un'alternativa. Persone si autoeliminano da sole nel momento in cui capiscono che sono fuori luogo, pesce fuor d'acqua. Nel momento in cui capiscono appunto che arrivano, percepiscono un ambiente di sinergia e sintonia massima e soprattutto tra la cucina e la sala. Io ho i ragazzi che escono fuori dopo, che vanno in vacanza assieme, che vanno a fare un giro in moto. Il mio responsabile di sala con la moglie che è sommelier, la mia sommelier tra le varie cose, sono trovate al ristorante, perciò sono anche un aggregatore di coppie io. Ma adesso la dico tutta. Il mio poi sous chef escono assieme con chi? Con la mia ex sommelier. Si sono trovati lì, ho trovato la seconda coppia. Anche io ho detto, la mia quarta attività sarà quella di fare un'agenzia di interventi e lì comincia a prendere le percentuali inevitabili perché non può essere altrimenti. Grazie, grazie Luca. Scusarmi ma mi devo abbandonare, mi dispiace di non sentire anche gli interventi degli altri relatori. Mi aspettavano verso le 2, ma ho detto mi fa piacere essere qua presente, anche se in giacca, non so se abito corretto. Ma sono sempre un imprenditore adesso, devo capire. Grazie comunque a tutti quanti. Bene, grazie a Luca Marchini. È il turno adesso di Luca De Ida, un altro Luca. Anche lui ci porterà l'esperienza del manager imprenditore. Allora, innanzitutto stai con la bocca molto vicino al microfono perché mi presento a tutti voi. Non mi presento direttamente come un ristoratore, mi presento come un ingegnere che ha alle spalle un'eredità di 3 generazioni di ristoratori, che è entrato in un'azienda, una piccola media impresa che ha una estensione importante. Mi sono trovato davanti a un'impresa difficile, cercare di capire come funziona un'azienda, come funziona un'impresa di ristorazione e cercare di vedere quali sono gli elementi che possono aiutarmi e fornire il mio contributo nell'impresa per farla crescere.
qui vi porto alcune cose che io ho pensato, che non fanno parte della scuola classica di ristorazione. Cosa io intendo e cosa io ho capito può essere un'impresa di ristorazione sana. Un'impresa di ristorazione sana per me conosce il suo obiettivo, conosce l'età, la capacità di spendita, il comportamento dei clienti che noi andiamo a servire. Conosce l'entità del suo pubblico, perché è su questa che deve dimensionare la sua offerta. Conosce la sua distribuzione demografica. Abbiamo detto che, Luca l'ha detto prima di me, che le persone stanno invecchiando, che stanno cambiando le abitudini alimentari, ma bisogna vedere anche non cosa succede a livello nazionale, ma cosa succede davanti a noi, davanti alla nostra impresa, che è una cosa reale, non è una statistica generale. Il concept stesso dell'azienda, io me ne sono trovato uno davanti, che è stato adeguato nel corso del tempo, perché non rispondeva più alle necessità che aveva l'azienda e alle necessità che il pubblico impone. Quindi adeguato al mercato di riferimento, ci siamo trovati ad avere un gruppo di clienti che non costituisce più una forza in grado di supportare l'impresa. Abbiamo dovuto cambiare la nostra offerta commerciale in funzione del fatto che il range di età delle persone che viene da noi è diverso e anche il comportamento dell'impresa e dell'azienda nei confronti dei clienti deve essere diverso, deve variare con questo. Un'impresa secondo me deve conoscere molto bene la comunicazione, da come si presenta attraverso i media, dal momento di tutti i punti di contatto che l'impresa ha di ristorazione rispetto a tutte le altre, che sono molto più alti rispetto a qualunque altra tipologia di impresa. Abbiamo una presentazione con la quale attiriamo il cliente, ma anche nella fase di prenotazione cambia l'atmosfera che noi forniremo. E non si conclude solo all'accoglienza, alla presentazione del menù, al servizio che noi forniamo, ma è un feedback continuo che esiste tra una persona che ha il piacere di venirci a trovare e noi che abbiamo il piacere di ospitarla. E non si chiude col conto, si chiude col commiato, perché la persona che viene da noi alla fine diventa un nostro referente, un nostro interlocutore principale. Per fare queste cose occorre un impegno economico, e questo impegno economico deve essere calibrato. Quindi bisogna conoscere le materie prime, ma bisogna conoscere anche l'incidenza della determinazione dei prezzi. Non basta solo determinare qualità, costo e food cost, ma in questo caso, l'hanno detto anche prima di me, bisogna sapere quando scegliamo qualcosa se questo qualcosa è una materia prima che noi possiamo veramente fornire al cliente, che, per il quale il cliente è interessato, e la lavorabilità, ovvero quanto impegna in termini di risorse l'impresa nel trattare quel prodotto. Bisogna commisurare professionalità e costi. Vi diranno molte scelte differenti in questa sede. Se serve avere poche persone ad alta professionalità seguite da tutta una serie di aiutanti che hanno delle caratteristiche di professionalità più bassa, vi diranno addirittura che ne basta uno, ne bastano due per gestire tutta l'impresa. Questo serve per sapere quant'è il costo e l'incidenza del personale del lavoro d'impresa, che ci permette di sapere quant'è il budget che noi abbiamo per le macchine, per gli impianti che noi vogliamo utilizzare, perché prendere una macchina è una cosa fantastica, ci porta a assumere un processo diverso, una nuova tecnologia, diventa una sfida, una cosa interessante, ma quanto poi ci costa dentro l'impresa tenerla? Quanto ci costa in termini di risorse averla e gestirla col personale? Oltre a questo ci sono una serie di costi che da me, ho visto che molto spesso sono rimasti tralasciati, sono stati tralasciati, ovvero l'impresa ha un costo solo perché esiste, anche se è chiusa, ne ha un altro per ogni giorno che apre e molto spesso non si tiene conto né del fatto che questi costi incidono sul prezzo di vendita finale che noi abbiamo, che non è quello della pietanza, ma è quello del pasto, dell'offerta che noi offriamo al cliente, che è legato a quello che il cliente può permettersi. Se superiamo quei limiti non lo avremo, per quanto siamo bravi, e che vanno considerati nella determinazione dei prezzi di vendita. In più, deve misurare non solo la qualità del prodotto che porta, ma anche riferito alla qualità che il cliente è in grado di percepire. Molto spesso noi facciamo dei voli pintarici, io ho degli chef che sono fantastici, hanno delle idee incredibili, e qualche volta restano penalizzati.
perché sono i clienti e la fascia di pubblico che si aspetta qualcosa di diverso da noi. Vi voglio mostrare un buon esempio di qualcosa che c'è da noi, di un'impresa fatta da un gruppo di chef che ha abbandonato la nostra impresa, ha deciso di aprire un'attività per conto suo e si è posizionata piuttosto bene. Conosce il suo livello di riferimento, vi mostro il famigerato TripAdvisor per il quale si è posizionata al nono posto sulla nostra città. Conosce il suo pubblico, lo studia attraverso i media, sa quanti sono e che entità hanno. Ha dedicato un concept che sia informale e valorizzi i piatti. Ha presentato un'offerta differenziata nell'arco della settimana ed è sui social per comunicare quanto più possibile e interagire con i clienti. Sulla materia prima c'è poco da dirvi, vi faccio solo vedere. E per la produzione ha adottato macchine d'avanguardia. Anche l'offerta qui, i prezzi non si riescono a vedere, però diciamo che è dimensionata per il nostro mercato. Risultato? Ieri, questo l'ho aggiunto da poco, ha dovuto chiudere. Quindi vi dico, a volte le promesse sono buone, la competenza all'estero degli chef, la volontà di innovare non mancano. Che succede? Penso che sia successo questo. Le prime tre cose non sono state rapportate alle seconde. Si è trovato un'impresa innovativa, si è fatto un notevole sforzo per promuovere l'azienda, ma che non era dimensionata in ritorno. E questo, in una situazione come questa, in cui i consumi sono limitati, la fa esplodere. Grazie Luca per questa presentazione che apre una serie di interrogativi profondi, insomma, nella professione del ristoratore. Però volevo chiedere anche a te, in due parole, il tuo che ristorante è? Il mio è un ristorante che in questo momento si sta differenziando, che ha ridotto il personale a pochissime persone di alta professionalità e si aggiunge con contratti a chiamata per tutte le varie esigenze. Un organico che è scalabile nei confronti dei consumi. Non teniamo conto che la nostra impresa è localizzata in una zona turistica, quindi ha dei momenti di carico, dei momenti in cui invece la domanda scende notevolmente, e ha dovuto compensare questo differenziando l'offerta e diversificandola. Noi abbiamo introdotto una piattaforma multimediale per l'ordine a domicilio, abbiamo deciso di aggredire il mercato del catering aeroportuale, ovvero riuscire a fornire un prodotto finito con una previsione d'ordine di 6 ore. Perché questi sono i tempi, che deve essere peraltro certificato sotto gli elementi della sicurezza, senza i quali non può essere caricato sotto bordo. Abbiamo provato ad aggredire il mercato della nautica, e ancora questo non ci è riuscito, e in tutto questo abbiamo implementato per quanto più possibile la tecnologia, sì, che crea problemi, però consente di valutare quelle micro fluttuazioni sui dati, sui prezzi, sul venduto, che poi alla fine dell'anno fanno i grandi numeri e creano la differenza tra l'aumento di fatturato e il margine operativo lordo invece che l'azienda produce. Va bene, grazie. Da un'esperienza di ristorazione evoluta peraltro, perché vediamo che i nostri due testimonial si occupano non solo di servire i cibi al ristorante, ma hanno, come dire, implementato delle attività all'apere, vediamo un pochettino quali sono le problematiche che affronta invece la grande impresa e lo chiediamo ovviamente a Riccardo Boggiani di Cibis, direttore generale di Cibis. Buon pomeriggio a tutti. Due parole veloci su quello che è stato il mio percorso, perché arrivo da questo mondo, diciamo, da circa 12 anni. Ho fatto 10 anni McDonald's e poi sono passato a un altro tipo di ristorazione, atterrando in Pan Panorama con questo brand che molto conosciuto all'inizio degli anni 80, poi dopo piano piano
assalito da tutti i competitor che si sono arrivati sul mercato e il suo fatturato ha cominciato a implodere. Sono arrivato l'anno scorso in break e da allora abbiamo cominciato a ristrutturare l'azienda, un'azienda che oggi ha una cucina centralizzata che aiuta i punti vendita a servire circa 600.000 piatti coperti, chiamatevi transazioni all'interno di un mese, 28 punti vendita sparsi fra Torino, Milano, Venezia, Firenze e Roma, e quindi anche con un processo logistico abbastanza importante. Qui, al di là di quello che hanno detto poco fa i due relatori precedenti, sussistono sempre gli stessi principi, quello della passione, della voglia di andare verso il cliente, di cercare di essere innovativi e quindi inseguire quelle che sono le esigenze che nascono con uno sviluppo comunicativo e tecnologico molto avanzato, cercando di in questo tipo di ambito andare a seguire molto bene il controllo di gestione, perché i costi poi alla fine fanno la differenza sul risultato finale. E da una parte c'è un controllo di gestione, dall'altra c'è un mondo operation, quindi l'operatività del singolo locale, che portano a fare la differenza. Prima Luca diceva che ogni tanto fa questi 10 passi in avanti per riuscire a innovare quello che è il menù, la ricettazione, cosa che succede anche nell'industria, anche in un'azienda grande come questa, ma con regole molto più ferree, perché poi dopo bisogna portare un certo tipo di margine sul prodotto venduto. Dal prodotto venduto i ragazzi in sala devono conoscere e capire che cosa è stato prodotto e quindi portarlo al cliente nella migliore del modo, per arrivare poi al risultato finale che ci si augura sempre molto positivo. Stiamo cercando di andare anche incontro al cliente e infatti abbiamo ristoranti che stanno performando con gli stessi numeri che ha detto Luca prima e ristoranti che stanno performando meno. E la differenza è semplicemente un aspetto di attrazione del cliente verso un determinato prodotto. C'è una capacità oggi del cliente di poter andare a raccogliere sul mercato qualsiasi tipo di offerta, e le aziende devono sempre cercare di essere dentro nei primi 10, perché altrimenti si comincia a rimanere in un gruppo generalista e non si fa la differenza. Quindi stiamo lavorando per riuscire a portare fuori dal gruppo Breck e avere nel prossimo anno una struttura operativa in linea con tutta quella che è stata poi la mia storia, perché vivo dell'esperienza passata, non nulla imparato se non attraverso proprio la gestione dei punti vendita, riuscire a portare fuori Breck e ad essere un punto di riferimento per un certo tipo di ristorazione. Grazie Poggiani. Lei ha toccato due temi che sono poi centrali nella gestione di un'impresa ristorativa, su cui magari in una seconda fase i nostri interlocutori si potranno esprimere, che sono quelli dell'innovazione e della differenziazione dell'offerta. Ma prima di continuare su questa strada, vorrei chiedere a Emanuele Gnelli, che ricordo è responsabile del corso di management della ristorazione ad Alma, come mai la scuola di cucina, nota per formare chef che portano la cucina italiana in giro anche per il mondo, ha sentito questa necessità di creare un corso di management? Buongiorno a tutti.
grazie per l'invito. Ma nella realtà, nel DNA di Alma c'è sempre stato l'idea di un corso di gestione. Alma oggi è diventata la scuola dell'ospitalità, non si può più definire come scuola di cucina, perché chiaramente all'interno ci sono corsi di sala, di sommellerie, di management. Abbiamo iniziato il percorso 6 anni fa di studio del mercato per capire se realmente c'era la necessità di creare un percorso formativo per manager della ristorazione. La risposta è stata sì, abbiamo coinvolto imprese, abbiamo coinvolto enti di organizzazione all'interno di questo settore e chiesto a loro quali erano le necessità. Dall'altra parte abbiamo guardato quella che era la formazione che c'era sul mercato. Oggi ci sono qui moltissimi studenti della terza edizione del corso. E chi sono questi studenti? Sono normalmente tre figure: o sono imprenditori, quindi hanno già attività imprenditoriali che funzionano nel mondo della ristorazione, ma che hanno capito che per stare in questo mondo c'è necessità di crescere in diversi ambiti, oppure sono figli di imprenditori, ma hanno fatto magari università importanti, in ambiti anche economici, ma hanno capito che nel momento in cui bisogna prendere le redini, prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia, la necessità è una necessità operativa. La terza figura è il professionista che opera da tanti anni nel mondo della ristorazione e dice: io voglio fare un salto, ma questo salto non è più possibile farlo come veniva molto tempo fa attraverso la normale gavetta e i normali passaggi. Quindi diventavo food and beverage, diventavo direttore solo attraverso un passaggio di carriera all'interno dell'azienda. Ma oggi per fare questo passo è chiaro che serve una formazione. Che tipo di formazione facciamo e perché la facciamo? Ma cerchiamo di fornire fondamentalmente delle competenze che partono da una base professionale, quindi queste persone che vi ho elencato hanno già un passato professionale, lavorano da diversi anni nel mondo della ristorazione, però delle competenze che permettano loro di conoscere e capire il mercato nei prossimi anni. Questo diventa il gioco più importante e fondamentale per la loro formazione. E come facciamo questo? In due modi. Da una parte mettiamo il docente accademico, quello che ci racconta come si fa un business plan, ma dall'altra parte, sempre al suo fianco, mettiamo un esperto che ci racconta tutti i giorni come gestisce certe attività. Questo insieme di tipologie di formazione a oggi ha pagato molto, tanto che il 99% degli studenti che terminano il percorso trovano impiego direttamente con ruoli di responsabilità all'interno di aziende importanti. Addirittura durante lo stage molti di loro si vedono cambiato il percorso e proposto un contratto a tempo di lavoro determinato o indeterminato. Perché? Perché questo settore chiaramente ha bisogno di figure preparate che possano permettere un cambiamento, non dico radicale perché non è giusto radicale, ma che sia in linea con i tempi, che segua le necessità del cliente. L'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di avere come docente un signore che si chiama Silvano Girardin, che è stato il direttore generale di un importantissimo ristorante con 3 stelle Michelin a Londra. Questo ristorante fa 80 coperti a mezzogiorno, 80 coperti alla sera, 3 stelle Michelin. La cosa più importante che ci ha detto è che il food and beverage, comunque il direttore della ristorazione, ha un ruolo unico, che è quello di cercare di far tornare e ritornare continuamente i clienti. E l'altra cosa che ci ha detto è che i chef devono capire, io sono un ex cuoco, quindi devono capire che chef di cucina, barman, lavorano per il cliente, non per se stessi. Quindi questo per dirvi solo due piccoli esempi che sono fondanti nel nostro settore. Qui davanti a noi c'è un signore che oggi ha dedicato la sua giornata con i ragazzi del corso di manager di ristorazione, è responsabile dei servizi di una grande azienda italiana. E lui dice che questa cosa l'ho fatta scrivere in un'aula, la formazione è il primo ingrediente del successo. Quindi credo che oggi più che mai questa cosa sia veramente importante. Grazie a tutti. Grazie. Professor Previati, non abbiamo ancora affrontato un tema che invece, come dire, è cruciale, soprattutto in questo periodo economico, che è quello della gestione finanziaria. Vorrei chiederle anche, prima di entrare in questo aspetto,
Un po' che idea si è fatto lei dopo queste testimonianze? Sì, ovviamente la palla me l'ha passata molto bene, perché io sarei esattamente partito dagli stimoli che ci sono stati nei precedenti interventi. Bellissimi gli interventi che mi hanno preceduto, perché dicono una cosa che magari non è nota a tutti, è nota a chi studia il settore, può essere nota anche al consumatore, però poi, come dire, questa cosa delle differenze profonde che stanno nel settore si riscontrano poi anche nel momento in cui si fanno delle analisi. Allora, da questo punto di vista, con FIPE, che ringrazio ovviamente per avermi invitato a questa tavola rotonda, abbiamo in atto un progetto di ricerca con il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università Roma III, di cui faccio parte, proprio sulla struttura finanziaria delle imprese della ristorazione e la valutazione del merito di credito. Allora, è chiaro che questo è un settore che ha sicuramente grandi competenze nella produzione. Questo posso dirlo da osservatore esterno di molti settori in 30 anni di attività di ricerca universitaria. È un dato che caratterizza gran parte dei settori d'Italia. Noi abbiamo molto spesso grandi eccellenze in produzione. Poi dopo manchiamo spesso, purtroppo, nel dare scala alla nostra attività o nel dare attenzione a degli elementi che poi fanno il successo o l'insuccesso. Il caso presentato da Deita è esemplare di questo. D'altra parte Luca Marchini parlava di passione da coniugare con come dire, l'attenzione ai fatti della gestione. Ovviamente venendo dalla grande ristorazione, Boggiani ha sottolineato l'importanza del controllo dei processi produttivi e dei costi che stanno nei processi produttivi. D'altra parte la stessa cosa ha fatto Niemi, sottolineando la valenza di un intervento formativo che sia non tanto e solo sulla cucina, chef, ma sulla gestione. Ora, il punto più interessante, penso, che noi vorremmo far emergere dalla ricerca che abbiamo iniziato da qualche mese, è quella di evidenziare il fatto che nel momento in cui ci si presenta un potenziale finanziatore, sia esso banca, sia esso ente di garanzia, Confidi, sia esso un'istituzione che finanzia in modo, non tipicamente creditizio, ma apportando ad esempio aumenti al capitale cosiddetto di rischio dell'impresa, chi gestisce un ristorante o un bar deve presentare un progetto valido. Però c'è un però. In realtà lo sforzo deve essere, come spesso avviene nelle relazioni, da entrambe le parti. Quindi da un lato occorre migliorare la cultura finanziaria di chi gestisce attività nel settore della ristorazione. Ovviamente parlo soprattutto di quella parte della ristorazione che rientra, non nella ristorazione a più ampio raggio, ma quella che noi chiamiamo codici Ateco alla mano, ristorazione con somministrazione e bar e altri esercizi. Ovviamente le grandi catene, le mense, il catering, sono spesso catering ad ampia scala, sono attività diverse. Quindi c'è un problema da un lato di come presentarsi al potenziale finanziatore, e dall'altro però chiedere anche al potenziale finanziatore di saper valutare un ristorante, non solo sulla base dei dati di bilancio, che sono comunque importanti, anche se non sempre sono pienamente affidabili, soprattutto negli esercizi più piccoli, ma di valutare altri elementi, che potrebbero essere i cosiddetti elementi intangibili. Nel progetto di un ristorante occorre ovviamente valutare la parte hard, no? Di processo, di costi, però bisogna anche valutare evidentemente la capacità di soddisfare i bisogni di determinati segmenti di clientela. Allora evidentemente
le capacità di segmentazione di Breco, di McDonald's sono sicuramente all'avanguardia, ma lo devono essere oggi anche le capacità evidentemente di ristoratori su base più piccola. D'altra parte è interessante, quando oggi abbiamo sentito parlare di format, insomma questa ormai è una questione che basta aprire, io ho aperto le pagine di alcuni quotidiani nazionali negli ultimi giorni presentando Host 2013, si parlava dei format anche di quelli più fantasiosi all'apparenza, però il problema è che nel momento in cui noi ci presentiamo a un finanziatore purtroppo andrà a guardare la nostra struttura finanziaria, il nostro rapporto di indebitamento, il nostro indice di liquidità e allora tutti quelli, la nostra posizione finanziaria netta, e questi sono tutti concetti che a mio avviso dobbiamo passare ai ristoratori da un lato, quindi lo sforzo verso i ristoratori deve essere questo, migliorare la capacità di capire, di comprendere la criticità della gestione finanziaria, dall'altra lo sforzo deve essere però quello di far capire a chi valuta un ristorante e un bar che oggi nel 2013 valutare un ristorante e un bar non è la stessa cosa di 10-20 anni fa in Italia, così come anche a livello internazionale, e soprattutto che occorre dotarsi di metodi di valutazione diversi. Questo tra l'altro, e qua chiudo almeno la mia prima parte di intervento, è quello che viene fuori anche in altri ambiti, in altri settori. Cioè, perché per esempio molto spesso anche finanziatori potenziali non valutano la capacità di brevetto delle nostre aziende, non sempre i finanziatori valutano questo, ma valutano sulla base di modelli molto standardizzati, probabilmente anche statisticamente affidabili, ma che non sanno discernere fra le buone iniziative e le meno buone iniziative. Questa potrebbe essere anche una ragione del fatto che a livello generale, al di là della contingenza, quindi della fase difficile dell'economia che sappiamo essere nato ormai da 5-6 anni, è chiaro che anche i metodi di valutazione adottati dalle banche o da potenziali finanziatori sul mercato devono essere adattati a un'analisi più fine delle realtà per discriminare, come dire, il buono dal cattivo, perché sennò il rischio è di buttare via tutti, quindi di danneggiare, no, in modo abbastanza indiscriminato aziende del settore che viceversa potrebbero essere meritevoli di credito. Questa è un po' la posizione, diciamo, se volete, le ipotesi di ricerca, e noi stiamo sviluppando una ricerca attraverso analisi di dati e poi vorremmo farla anche attraverso dei casi, qualche caso, e da questo punto di vista direi che la mia presenza qui è anche quella di attirare l'attenzione su una ricerca, diciamo, di stampo applicato, quindi non puramente teorico-accademica, e quindi se anche le persone qui presenti, magari altre che FIPE riuscirà a raccogliere prossimamente, formare un panel, no, a cui inviare dei primi risultati della ricerca per avere un feedback, perché, come dire, colgo un'affermazione di Niemi molto, molto, diciamo, evidente, ma nella sua evidenza molto importante, sempre da ribadire: ciascuno di noi nella propria attività deve avere chiaro quali sono i propri clienti. Allora anche l'università, a mio avviso, deve avere chiaro, soprattutto un'università, una facoltà, un dipartimento che si occupa di management e di studi sull'azienda, che i clienti non sono solo l'accademia. Ovviamente noi siamo accademici, quindi produciamo per l'accademia, ma devono essere anche gli operatori dei settori, quindi che vivono nell'economia reale. Grazie. Allora intanto chiamo il presidente Lino Stoppani, se vuol venire, e così magari partecipa anche a questo secondo giro di tavolo. Ma a proposito, cioè, è interessante quello che lei diceva, perché è come se noi oggi stiamo discutendo di un gap culturale, chiamiamolo così, di cultura d'impresa da parte della ristorazione, ma lei dice che esiste anche un gap culturale da parte del mondo finanziario, di quello che invece dovrebbe avere tutti gli strumenti per valutare la bontà di un'impresa. È così? Beh, dunque, allora, l'occasione è pubblica, non penso che la cosa andrà sulle prime pagine dei giornali come quando parla il governatore della Banca d'Italia, quindi mi posso esporre.
Sì, io credo di sì. Io credo che se noi andiamo a vedere come sono organizzate, ovviamente non tutte, perché anche qua, come dire, così come c'è varietà nel settore della ristorazione, così c'è varietà anche nelle prassi valutative del settore bancario. Però indubbiamente, a mio avviso, c'è una certa difficoltà da parte, parliamo per adesso solo delle banche, ma anche degli stessi confidi, nel valutare correttamente l'affidabilità, il merito. Allora, da un lato è giusto dire che occorre maggiore trasparenza nei bilanci, e qua tocchiamo un punto molto dolente, perché sappiamo anche, lo diciamo, come dire, timidamente, però insomma è vero, la verità viene fuori. La non trasparenza a volte è legata anche, come dire, a evasione. È un brutto termine, è un tema molto delicato in Italia da sempre, direi, però indubbiamente c'è questo problema. Chi vuole crescere, chi ha un obiettivo di medio e lungo termine, mi è piaciuto molto quello che ha detto Luca Marchini, è un calciatore, ma questo nasconde la mia passione, evidenzia la mia passione anche per il calcio, che condivido col Presidente peraltro, ma questo è un periodo in cui è meglio che sia io che lui non parliamo di calcio, quindi avrete già capito di che colori siamo, e quindi è chiaro che certamente c'è un gap. È chiaro che dal punto di vista della comunicazione il gap va colmato soprattutto da chi opera all'interno di questo settore, perché non c'è come cercare di attirare gli operatori, quindi le banche e gli altri intermediari, in una rete di comunicazione informativa, dimostrando che questo non è il settore dell'evasione, dell'opacità, è anche il settore che investe molto e sta investendo molto in una crescita culturale, anche dal punto di vista della gestione fuori dalla cucina. E questo è uno sforzo, a mio avviso, che si sta intraprendendo, perché questa non è la prima e non sarà l'ultima occasione in cui si parla di questo. La ringrazio. Luca De Ida, con te vorrei, come dire, fare un passo avanti. Noi siamo partiti dal titolo di questo incontro, Chef o Manager, questo è il dilemma. Però il percorso che stiamo facendo ci sta portando in un'altra direzione, che è quella di chef e manager, o meglio ristoratore e manager. Ecco, tu hai chiuso il tuo intervento con un punto di domanda che ci dice: adesso cosa bisogna fare? Dici che cosa bisogna fare o si può fare? Io vi posso dire cosa abbiamo cercato di fare noi, e parlo sempre di noi e non di me, perché dentro l'azienda sono presenti diverse professionalità, ognuna con le sue expertise, ognuna con le sue capacità. Cerco, per quanto possibile per me, di fornire il mio contributo interagendo con tutti gli altri, anche perché vi dico, dal punto di vista di una domanda come quella, è vero, lo chef è importante, il prodotto è importante, noi siamo arrivati a cambiare i nostri menu e le nostre offerte gastronomiche mensilmente, settimanalmente, addirittura giornalmente, però il problema è, anche facendo queste variazioni, come entriamo in contatto col cliente, come lo sa il cliente, o siamo solo noi che ci facciamo belli di queste variazioni, come riusciamo ad avere un rapporto con loro? Abbiamo parlato molto spesso di fare delle analisi, di fare dei panel, di vedere come si comportano le persone, come si comportano i clienti. Ci sono delle statistiche che ci aiutano, non spesso ci dicono quello che succede nei nostri posti. Una delle cose che io ho potuto portare in azienda è stata quella di informatizzarla per quanto possibile, gestire basi di dati, perché molto spesso si parla e hanno un vantaggio le persone che mi hanno preceduto, qualcuno mi ha detto vengo fuori dalla catena di McDonald's e dico perfetto, è una grande risorsa questa, stiamo parlando di avere delle possibilità di valutare il pubblico su grandi numeri, ma una piccola media impresa come fa? Che pubblico ha? Che capacità di spendita pubblicitaria ha? Che capacità di propositiva ha nei confronti del credito finanziario nel suo essere piccola? Bisogna limitarle questi interventi e devono essere mirati.
avere a disposizione a volte la tecnologia e utilizzarla in maniera mirata, non facendo super investimenti, sulla base di quello che c'è in azienda, ci permette di avere dati sui clienti, ci permette di dialogare con i clienti, e su questo io continuo a battere, perché poi alla fine in azienda abbiamo fatto tante cose sono andate benino, alcune no, abbiamo diversificato l'offerta, non si tratta solo di un ristorante, ma è una caffetteria ed è una pizzeria. Abbiamo introdotto peraltro in questa maniera diverse problematiche relative ai processi. Il rapporto e l'esperienza che si offre al cliente è quella di una persona che viene a trovarci, si siede e noi gli forniamo non un prodotto ma un'atmosfera. Anche solo gestire pizza e cucina, faccio un esempio, vuol dire sincronizzare la trasmissione delle pietanze, vuol dire comunicare con la sala. E se andate a vedere, io vi dico il mio, non c'è una finestra dalla cucina alla sala. Non c'è la possibilità per la cucina, per quanto formata, per quanto organizzata, io ho parlato di catering aeroportuali realizzati in 6 ore e dico on demand, non su una lista di scelte, ma gestire la sala lo stesso è impossibile. Le variazioni che ci sono in azienda sono talmente rapide che servono altri sistemi di comunicazione. Molti li hanno già, hanno introdotto l'informatica, hanno il palmare, hanno sistemi di questo tipo che sono studiati però da un informatico che non ha la più pallida idea di come funziona un'azienda realmente. Noi ci siamo trovati a doverci aggiungere, implementare i programmi con risorse nostre, perché in fondo avere un tempo di preparazione, un tempo di processo, che è quello della pizzeria, che è molto più rapido, rispetto a quello della cucina, che è molto più lungo, ti impedisce di avere le pietanze assieme. E molto spesso questo, cioè, in diverse attività non accade. In più, abbiamo deciso di esaminare il cliente non su dati teorici, non su statistiche globali, ma su cose che esistono localmente. Sto parlando di social perché molto spesso si parla di un posto dove andare a divertirsi, però vi dico che ci sono 24 milioni di persone in attesa di contenuti lì dentro, in Italia al 2013, a luglio. E vi dico che le cose più importanti, e questo ve lo potrà dire un qualunque social media medium, cioè che ci sono, che veicolano i contenuti, sono gli animali, i bambini e il food. Siamo al terzo posto tra le cose che vengono scambiate e condivise. Chi tiene un diario di quello che cucina, di quello che prepara, nel 72% dei casi parla di cena, e quindi parlando di cena fuori parla di noi. Questo è un esempio che noi abbiamo in Sardegna. Abbiamo 160.000 utenti in tutta la Sardegna collegati a questo social, e 139.000 persone guardano questa pagina. La visibilità delle informazioni che veicolano qui dentro è superiore alla tiratura dei nostri giornali locali. Perché vi parlo di social? Vi parlo di social perché l'investimento pubblicitario è inestensivo. Per promuovere un prodotto, promuovere un'idea e farla vedere a 1.000 persone servono 4 euro. Per mostrarla come pubblicità sul giornale da noi costano 315. È vero che serve una risorsa aggiuntiva in azienda, perché questi contenuti hanno una permanenza molto volatile. Durano, cosa posso dire, su Twitter 6 post al giorno vuol dire esserci, di meno vuol dire non esistere. Su Facebook almeno di 2 post al giorno un'azienda non ha nessun contatto con i clienti, ma offrono delle risorse incredibili. Quello che vedete in bianco è il numero di persone che raggiungiamo con la carta stampata, e quello in verde quello che accade quando noi condividiamo un contenuto interattivo. Serve solo questo? E dice sì, vi faccio un rapporto su un giornale nostro, locale, l'Unione Sarda. Quello che vedete a destra è ciò che viene diffuso quando ad esempio un giornalista decide di dedicarci un articolo. 80.000 copie che girano, ne vengono vendute 65.000, di queste 65.000 ci sono persone che hanno la possibilità di leggere tra 25 pagine un nostro articolo o un articolo su di noi. Quando va sul web, un post viene notificato ai 48.000 iscritti, ogni singolo post. Vale più l'uno o l'altro? Questo
è una delle cose che noi usiamo per la raccolta dei dati, perché dietro quelle pagine, dietro quelle comunicazioni c'è tutto questo. Noi sappiamo che dalla nostra piattaforma multimediale la metà delle persone che viene a visitarci è locale, che vengono, ci gradiscono di più gli uomini che le donne, ma sono le donne a interagire di più con i nostri contenuti, e che il nostro target di riferimento va dai 35 ai 44 anni, con un picco dai 25 ai 35, e sono dati reali. Questo ci dice che il nostro segmento di mercato, quello che abbiamo ottenuto, perché c'era una tradizione in azienda, una fidelizzazione di clienti che ovviamente, avanzando l'azienda con l'età, sono avanzati con l'età anche loro, oggi non ci sono più come clienti potenziali. Se avessimo seguito le statistiche, tutto questo non l'avremmo saputo. Una parentesi, vi faccio presente che l'altro giorno abbiamo festeggiato 4.000 iscritti. Questo ci consente di capire qual è lo sforzo economico che noi possiamo destinare a queste cose. Non solo, ma ci consentirebbe in un certo qual modo, ok, non solo di dimensionare queste cose, ma di dimensionare la richiesta d'accesso al credito. Molto spesso la possibilità di avere queste informazioni e registrarle, okay, e introdurre in azienda queste innovazioni tecnologiche, dagli istituti di credito non viene concepita. Io ho collaborato prima di entrare nel mondo della ristorazione con altri colleghi che si sono occupati di software e di sviluppo, e uno dei problemi più grossi che hanno trovato è stato quello di dire: ok, ho un'idea innovativa, sì, ma quanto hardware hai? Quanti mattoni hai messo nella tua azienda? No, è l'idea che ha un suo valore, l'idea che ha una sua potenzialità di sviluppo. Quando io vi parlavo di catering a domicilio, perché abbiamo introdotto questo? Abbiamo preso quello che faceva Facebook, quello che faceva Twitter, e l'abbiamo internalizzato in azienda. Noi non solo dialoghiamo col cliente fuori, ma anche all'interno, e teniamo traccia di quello che fa. Cerchiamo di riportare questo dentro l'azienda, perché alla fine quello che ci dà una piattaforma multimediale è l'obiettivo, ma poi va misurato. Cosa abbiamo noi che possiamo fare e che non possiamo fare? Di tutto quello che noi promuoviamo, sì, abbiamo dei ritorni teorici. Sappiamo, io per contro so che da noi vale più il crudo di pesce che non l'altro tipo di crudo. L'abbiamo testato, abbiamo fatto un panel, ma l'abbiamo fatto a costo zero. Okay. Però alla fine quanti clienti sono venuti? Quali risposte abbiamo avuto rispetto a queste cose? E per quello vi dico, a un certo punto l'innovazione tecnologica aiuta. A volte anche utilizzare tutti questi strumenti, dimensionare le cose, non porta a una situazione in cui è tutto pulito. E in questa situazione di crisi i conti non tornano. Ci troviamo ad avere operatori che non hanno la più pallida idea, che vivono sul nostro mercato, la più pallida idea di come si gestisca un'azienda di ristorazione, che si pongono fuori mercato, perché non sarebbero in grado di sopravvivere, ma in questo frangente pongono fuori mercato noi. C'è la grande distribuzione che ha delle leve con economie di scala che noi non potremo mai fare. E poi, quando arriviamo veramente a considerare i costi di gestione, perché nella mia azienda vi dico, c'è stato il periodo degli anni 80 in cui si lavorava e si fatturava e si contava poco, si capiva poco che del fatto che l'azienda aperta avesse dei costi esorbitanti. Avevamo un organico di 30 dipendenti fissi, oggi noi lavoriamo con 7 persone e il resto contratto a chiamata. L'unica cosa che mi viene in mente è innovare. Queste sono le cose che sono venute in mente a noi. Quando vi parlo di cucina a domicilio non vi parlo di portare la pizza, vi parlo di reinventare i piatti, garantirli per un trasporto di un quarto d'ora a 20 minuti, in maniera che non si alterino. Vi parlo di geolocalizzare chi entra in contatto con l'interfaccia, definire una cosa che ho scoperto cercando di svilupparlo, questo sistema, non esiste, perché sono andato a cercarlo su DHL e su TNT Traco, un software che gestisca i percorsi. Nella localizzazione si va a chiedere a un operatore che trasporta più di noi, che dovremmo solo fare il domicilio,
tu come organizzi i tuoi percorsi? E la risposta è stata, abbiamo Paolo che conosce quel quartiere, si chiama lui, Giulio che conosce gli altri. Noi abbiamo sviluppato un sistema di geolocalizzazione che ci ha consentito per Capodanno distribuire in tutto l'Interland di Cagliari, 250 pasti. Non abbiamo fatto Capodanno da noi, l'abbiamo fatto a casa dei clienti. Per quanto riguarda il catering aereo, vi dico le difficoltà che abbiamo trovato, perché entra tutta la parte della security, entra la necessità di certificare tutti i prodotti, entra un'etichettatura interattiva, entra la necessità di comunicare multilingua con i clienti. In alcune cose ci siamo dovuti arrangiare. Abbiamo utilizzato le motori di traduzione che sono presenti come API sul web, abbiamo fatto le doppie traduzioni perché i nostri chef non parlano né inglese né russo, ritradotto i menu per fornirli nella lingua del cliente, ceduto all'etichettatura dei prodotti, ovviamente rispettando peraltro i parametri di sicurezza, per cui ogni singolo prodotto ha un suo codice di riferimento criptato che fa sì che non possa essere alterata la commessa. Queste cose bisognerebbe riuscire anche a far sì che le istituti di credito le riconoscano e le garantiscano come qualcosa che va finanziato. Grazie Luca, è stato molto, molto stimolante il tuo intervento, perché dimostra quanto poi l'imprenditoria abbia delle risorse per svilupparsi. Boggiani, c'è un esempio di ristoratore indipendente che fa grandi cose, mi pare che cammini. Ecco, voi invece come grande operatore date più importanza ai processi, alla gestione del processo, al controllo dei processi, oppure sul lato cliente pensate di lavorare e di sviluppare? Voglio dire, voi vendete quanti pasti al giorno? 600.000 al mese. Esatto, 600.000 al mese. Probabilmente non conoscete tutti i vostri clienti. No, però sul cliente, allora, stiamo facendo due passaggi su cui stiamo proprio lavorando in questi periodi. Allora, stiamo aggiustando sicuramente il processo, perché quella figura chef o manager all'interno dello chef, quindi quello che mi traduce la qualità di un prodotto naturale, lo trasforma senza aggiungergli niente e consentirmi di arrivare in punto vendita con delle chef life corte per poter mantenere la stessa qualità, allo stesso tempo deve pensare a una soddisfazione del cliente. Quindi noi oggi stiamo facendo crescere i chef internamente. Chef internamente che devono capire che tipo di impatto può avere utilizzare una ricetta o degli elementi all'interno di una ricetta, e allo stesso tempo devo capire qual è il gradimento verso il cliente di un mix di prodotti che cambia giornalmente. Noi abbiamo un menu che gira su 14 giorni per 6 settimane, poi dopo le 6 settimane il 30% viene completamente variato e si ricomincia. Quindi verso il cliente c'è un'attenzione estremamente alta, perché sbagliare un primo piatto vuol dire per me sbagliare il 55% del fatturato che faccio sulla parte ristorazione classica. Sbaglio un panino e oggi i clienti che non amano spendere, sbaglio un ingrediente e compro un salmone che non riscontra il gusto dell'italiano, ho bruciato parecchi milioni di euro. Quindi il cliente per noi è la risorsa principale, soprattutto per questo tipo di business che ha un cliente trasversale dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica parliamo con le famiglie.
quindi devo stare assolutamente attento, concentrato su quello che è la moda del momento, perché può andare un determinato sugo, una determinata pietanza rispetto a un'altra che mi fa, mi drena flusso all'interno dei punti vendita, così come invece continuare a comunicare verso il cliente quello che stiamo facendo, perché il cliente ricerca quello per cui si ritrova. Oggi è molto di moda parlare di cucina, oggi è molto di moda star fuori a mangiare, però poi dopo le risorse finanziarie sono sempre le stesse e il cliente sa benissimo dove può andare a mangiarsi una pizza, un piatto di pasta, piuttosto che il pesce, dipende quello che vuole spendere. E a quel punto bisogna, a mio avviso, essere nei primi tre luoghi che il cliente ha in mente di scegliere. È un po' come su Google, insomma. Sì, devo essere nella prima pagina. Devi essere nella prima pagina. Senta Niemi, qui un tema che è uscito da questi ultimi due interventi è questo legame ormai strettissimo, cioè molto più forse di un tempo, tra gestione dell'impresa e offerta di cibo e tipologia di offerta. Ecco, voi in Alma, nei vostri corsi, create queste connessioni tra cucina, management, eccetera, oppure sono dei corsi separati? No, nella realtà vivere Alma vuol dire vivere un'esperienza tutti i giorni, perché mangiare in Alma a mezzogiorno, il corso di management incontra magari lo chef importante, l'imprenditore importante, prova nel self-service preparazioni particolari, discute con una persona che sta facendo un corso di sommellerie, quindi chiaramente la formazione non si limita all'aula, ma si apre a tutte quelle che sono esperienze che all'interno di Alma si possono vivere. E questo continua anche dopo, perché abbiamo creato una sorta di link all'interno del quale c'è la possibilità di incontrarsi e di continuare a vivere le proprie esperienze con gli altri. Noi nel corso di manager della ristorazione e in molti corsi ormai abbiamo sviluppato la formazione blended, cioè una parte residenziale e una parte sempre online, e abbiamo sviluppato tante attività di cooperative learning. Una cosa importante è condividere le competenze del mio compagno di banco, cioè quello che sa il mio compagno di banco lo metti in condivisione, questo per me diventa veramente importante, con l'obiettivo di mettere sempre il cliente al centro e tutto intorno a quella che è l'organizzazione che può fornire il servizio al cliente. Grazie. Professor, chiediamo una domanda al professor Previati, una domanda trabocchetta, vediamo. Lei ha detto che sta conducendo una ricerca con FIPE, sì. Ha già qualche dato sulla struttura di queste imprese? Noi abbiamo fatto una prima analisi. Allora, innanzitutto bisogna anche dire da dove abbiamo preso i dati, perché visto che abbiamo detto prima che i dati non sono semplici da trovare, li abbiamo presi da una base dati pubblica, o meglio, che è a pagamento, ma cui l'università è dotata, che si chiama AIDA, ed è una base dati abbastanza nota ed è gestita da una nota casa olandese, e ovviamente i dati sono di aziende della ristorazione italiana. Abbiamo fatto un'analisi iniziale per cercare di capire alcune cose questa base dati ha 4.250 aziende del settore. Abbiamo analizzato 1.864 aziende, sono tutte società di capitali, questo è un punto delicato perché ovviamente le ditte individuali, come dire, sfuggono a questo tipo di analisi, perché l'affidabilità purtroppo dei dati, l'unica fonte di dati sarebbe l'Agenzia delle Entrate, ma una cosa è il bilancio fiscale, altra cosa è il bilancio per la gestione. Insomma, quindi ovviamente prende a riferimento società che probabilmente sono, rispetto alla moltitudine di ristoranti e bar, una parte abbastanza piccola, però è una parte significativa. Tenete conto che appunto 1.500 aziende le abbiamo suddivise
per classi di fatturato e da questo punto di vista le classi di fatturato ci dicono che circa l'82% sta sotto i 2 milioni di fatturato e l'8% sta in classi di fatturato che sono superiori e che sono da 2 a 6, da 6 a 10, da 10 a 50 e oltre 50. Teniamo conto appunto che, ripeto, l'82 stanno nelle prime due classi, quindi entro i 2 milioni di euro di fatturato. Che cosa abbiamo visto? Ma la cosa interessante è abbiamo fatto un'analisi per dimensione e per localizzazione geografica, quindi abbiamo considerato aziende del nord, del centro e del sud. Tenete presente che il database è un po' sbilanciato sul nord, 1111 aziende al nord, 512 al centro e 241 al sud, e abbiamo ad esempio evidenziato il tasso di crescita pesato, quindi il cosiddetto CAGR, per classi di fatturato, e abbiamo visto come di fatto le aziende riescono a mantenere di fatto un tasso di fatturato soddisfacente, quantomeno superiore allo zero, quindi crescono queste aziende, tranne in due categorie che sono quelle oltre i 50 milioni e quelle fino a 1 milione presenti nel sud Italia. Mentre per quanto riguarda l'EBITDA, che è una misura diciamo di redditività operativa, di margine operativo, abbiamo che sempre nell'arco di tempo 2008-2012 i tassi di crescita sono stati positivi, quindi superiore allo zero per tutti, tranne che per le aziende più piccole, inferiore a 1 milione di fatturato al sud, e le aziende grandi, oltre i 50 milioni di euro al nord. Quindi di fatto sembra che i problemi risiedano un po' agli estremi, soprattutto in alcune zone d'Italia, quindi sulle grandi e sulle piccole, soprattutto posizionate al sud. Il grado di indebitamento non è particolarmente elevato. Questo potrebbe far pensare che in realtà più che un razionamento del credito, come spesso si afferma, ci sia un modello imprenditoriale che basa soprattutto sull'autofinanziamento la crescita. E se mi consentite un'osservazione, ovviamente da analista esterno, quindi con tutto il rispetto per l'imprenditorialità presente nel settore, questo può essere un limite, perché evidentemente vuol dire soffrire di una malattia di cui soffre in generale da molti anni l'economia italiana, che è quella del nanismo, cioè noi ci fermiamo a un certo punto. Allora questo è un limite ovviamente che va visto con ricadute non tanto e solo per l'imprenditore, ma per tutti gli altri portatori di interesse. Quindi questo è un settore che può produrre occupazione, probabilmente ne produce meno di quella che potrebbe, perché ha progetti che tendono a rimanere troppo piccoli. E per crescere occorre dotarsi anche di competenze che consentano ai finanziatori di finanziare. Adesso, parallelamente a questa ricerca, sto interessandomi da un po' di tempo del cosiddetto fenomeno del crowdfunding, cioè raccogliere fondi direttamente sul mercato attraverso piattaforme elettroniche. E questo è un mondo, ovviamente in Italia ancora molto piccolo, che potrebbe avere importanti sviluppi, però è chiaro che un finanziatore, come dire, o scommette su un cavallino di razza, che potrebbe essere ad esempio Luca Marchini, questa volta non ho sbagliato, ma è chiaro che qual è il tasso di crescita atteso? Perché questo, io vi ho detto, reggono, ma i tassi di crescita dei fatturati, ma soprattutto dei margini operativi lordi, sono, è vero, in anni di crisi, però sono molto contenuti. Questo ci dice ovviamente da un lato di difficoltà che sono indubbie, che vengono dal contesto esterno, che possono essere maggiormente presenti ovviamente in determinate aree del paese, quindi più presenti al centro-sud che al nord, però ci dicono anche
del fatto che forse è il modello di struttura finanziaria che è un po' antiquato, non è solo quindi un problema di finanziatori, è un problema anche di imprenditori che forse non sanno usare i canali giusti o rivolgersi nel modo giusto ai canali di finanziamento. Questo ovviamente è una diagnosi dall'esterno, io lo propongo come stimolo. D'altra parte, anche qua, l'andamento complessivo del rapporto debito su equity, quindi su capitale, è un rapporto che non varia molto nel corso dell'anno e passa da un valore complessivo del 2%, poco sopra il 2% del 2008, a un rapporto del 3,8% nel 2012, quindi di fatto anche questo è un rapporto che ci dice che il settore, come dire, non ha forse la forza di indebitarsi maggiormente. D'altra parte lo stesso dato ci viene dall'andamento dei debiti verso banche su fatturato, che ovviamente è una misura approssimata della capacità di sostenere, e vediamo che questo andamento tende a crescere nel corso del tempo per quasi tutte le imprese, tutte le categorie di imprese, ma non cresce molto. Pensate che il rapporto maggiore al 2012 è per le imprese con classe di fatturato da 2 ai 6 milioni di euro, ma è pari al 16%, quindi di fatto un rapporto che non è particolarmente elevato. I valori più bassi ovviamente si riscontrano nelle imprese più piccole, siamo intorno però a valori medi nel periodo fra l'11 e il 13%. E quindi direi che, e poi vabbè, qua ci sono dei dati un po' più fini, però dobbiamo anche verificarne l'affidabilità. L'andamento dei debiti verso banche sul fatturato per localizzazione geografica vede in testa il sud e in ultima posizione il centro, più o meno come indicazione. E l'indice di liquidità, infine, che è il rapporto fra attività correnti e passività correnti, quindi ci dice sostanzialmente della capacità di generare liquidità dell'attività, quindi è un indice che è positivo se superiore a 1, di fatto è superiore a 1 sostanzialmente per le categorie sopra i 2 milioni di fatturato, da 2 a 50 milioni di fatturato, mentre è negativo per le classi fino a 2 milioni di fatturato e per la classe oltre 50 milioni di fatturato. Questo è interessante perché vuol dire che sostanzialmente le maggiori tensioni finanziarie sono presenti agli estremi, non tanto nelle classi medie. Ovviamente qua intendiamo un medio che probabilmente è un medio molto superiore alla media di tutta la popolazione, perché ripeto, non sono incluse le ditte individuali che ovviamente cadono ancor più verso la microimpresa. Grazie. No, la ringrazio molto. Volevo ricordare prima di chiudere che domani c'è un altro incontro sulla ristorazione 2.0 e quindi molti degli spunti che i nostri relatori hanno dato oggi si potranno ritrovare nell'incontro di domani. Ringrazio il professore per questi dati che sono molto indicativi di una situazione complessiva del settore dal punto di vista finanziario. Ringrazio anche gli altri intervenuti e a questo punto per le conclusioni cedo la parola al presidente di FIP, Lino Stoppani. Grazie. Fare le conclusioni è sempre rischioso perché si rischia di ripetere, si rischia di banalizzare quanto di positivo è stato detto e si rischia magari di uscire anche fuori tema. Per cui il ruolo mio è quello di ringraziare e di scusarsi forse per la logistica, ma queste cose preferiamo farle comunque all'interno dei nostri stand, anche per dare vivacità ed essere più immediati nei messaggi, complimentarmi per quanto è stato rappresentato anche autorevolmente, dire anche un motivo di soddisfazione personale e anche di conforto. Ho visto con quale qualità due espressioni giovani della nostra ristorazione in aggiunta
alla grande azienda hanno saputo relazionare su quelle che sono le capacità operative di gestione delle nostre attività con competenza, con buona dialettica, con personalità, e questa è un'ulteriore dimostrazione che il settore sta cambiando non solo nei modi dell'offerta ma anche nel manico, e questo fa ben sperare non solo dal punto di vista imprenditoriale ma anche dal punto di vista associativo. Innanzitutto perché abbiamo posto questo tema, insomma, chef o manager, il dilemma che oggi ci interessava, perché come federazione interpretiamo improvvisazione, perché come associazione registriamo spesso dati di insuccesso, che tra l'altro molto spesso si trasformano anche in drammi familiari, personali, e mi riferisco in particolare ai casi di suicidio di operatori del nostro settore che purtroppo sono anche una sconfitta per l'associazione, motivazioni che poi ci hanno anche indotto a chiedere il contributo di qualificati interlocutori come può essere l'università, oggi qui rappresentata dal professor Previati, che evidentemente oltre che sia stato prima pesato dal punto di vista gastronomico perché è una buona forchetta, ha anche requisiti fondamentali. Tra l'altro, professor Previati, lei quando nel suo brutto intervento faceva riferimento alle qualche irregolarità e superficialità nel nostro settore, dove molto spesso si trovano sacche di evasione, evidentemente si riferiva ai non associati FIPE o EPAN, dove la dirigenza evidentemente è perfetta. A parte le battute, il dilemma ha avuto la sua risposta, è un requisito fondamentale anche per evitare le strutture, ed è dimostrato da non solo da quello che abbiamo sentito, ma la necessità di avere competenza, passione, il giusto equilibrio anche in termini economici è stato ben rappresentato, e se scuole professionali generalizzate stanno sempre più inserendo nel proprio settore piani di studi indirizzati non solo ad insegnare ai ragazzi come si cucina ma anche come si gestiscono le imprese, oppure se una scuola come ALMA, un'università come ALMA ha organizzato parallelamente un corso di management, e soprattutto se lo chiedono molti nostri imprenditori, insomma, che hanno bisogno oggi anche di un supporto aggiuntivo a quello che è il modo di fare assistenza associativa rispetto al passato, dove ci chiedevano normalmente sull'assistenza, sulla gestione della contabilità piuttosto che sulla gestione delle buste paghe o l'assistenza nella gestione dell'interlocuzione con la pubblica amministrazione, oggi ci chiedono anche assistenza su quelli che sono il business, e che ci ha suggerito tra le varie cose di presentare quel manuale della ristorazione che è un po' il bigino amato dei professori per dare indicazioni minime ai nostri operatori. Ciò premesso, ripeto, il dilemma penso che abbia avuto la giusta risposta, e oggi la necessità di essere preparati e competenti, probabilmente il termine manager può sembrare eccessivo, ma ha il senso, lo dice bene, la necessità di approccio professionale serio e preparato al business, essenzialmente per tre ordini di motivi. Innanzitutto per la complessità delle nostre attività, molto spesso si approccia superficialmente salvo poi trovare le scutature, di cui l'esempio presentato da Luca De Ida è stato esplicito. E per quanto riguarda la complessità del nostro settore, basti pensare ad alcuni capitoli della gestione di un'impresa, per esempio sul personale. Una volta bastava definire l'aspetto economico del rapporto di lavoro, tutto il resto era una cosa scontata o comunque non fondamentale. Oggi, oltre all'aspetto economico nel rapporto di lavoro, intervengono altri fattori, quelle che le modalità di selezione del personale, le modalità di formazione, quello che è l'aspetto di organizzazione del lavoro anche in termini di orari di lavoro che hanno riflessi di carattere economico, la disciplina, i provvedimenti di natura disciplinare, quelli che sono anche la formazione, la gestione e l'assegnazione delle mansioni, per cui è un tema molto complesso. Il professor Previati ha parlato del credito, una volta avevamo dei banchieri che battevano il marciapiede, conoscevano l'imprenditore, capivano il peso dell'imprenditore, lo pesavano in funzione delle idee, della capacità imprenditoriale. Oggi abbiamo purtroppo banche o crediti che ti pesano sulla base dei dati che sono scritti sui bilanci, si assegnano dei rating, per cui è diventato molto più complesso l'approccio al credito anche in termini di presentazione di quelle che sono le necessità di credito che si hanno. Se pensiamo poi anche ai temi del fisco, con le complicazioni continue e sistematiche su quelli che sono gli adempimenti normativi che ci riguardano,
anche l'approccio con il cliente. Luca Deida ha fatto un riferimento e domani c'è il tema delle guide, delle recensioni, abbiamo un consumatore certamente più attento, anche più aggressivo e anche più informato, grazie anche delle associazioni di consumatori che pretendono presidio, diligenza, rispetto di tutte le norme, e in aggiunta a questo anche quelli che sono gli adempimenti oggi previsti nella gestione dell'azienda, i temi della sicurezza sul posto di lavoro, i temi igienico-sanitari che sono parte integrante delle nostre attività, i temi della privacy che toccano anche la gestione dei nostri rapporti. E poi infine, ben fatto, per cui non mi ripeto, i temi di controllo di gestione con quella che è l'attenzione e la capacità di capire come girano i conti, la definizione dei prezzi, la marginalità, eccetera. Per cui il primo aspetto per cui si pone un approccio certamente preparato è dato dalla complessità. Questi non sono mestieri facili, se si approcciano con superficialità si rischiano delle sfruttature ben più gravi rispetto a quelle classiche del nostro settore. L'altro aspetto è anche un problema di costi. È chiaro che dietro le N funzioni, se ho una competenza adeguata, posso anche permettermi di gestirmela in proprio, e questo non solo mi dà più qualità nella mia gestione, ma mi evita anche dei costi aggiuntivi, perché i consulenti sono evidentemente soggetti che vanno retribuiti molto spesso anche con valori economici certamente importanti. Per cui il ristoratore non deve ovviamente essere un tuttologo o uno specialista su temi che non sono propri, deve essere certamente bravo soprattutto su quello che è il core business, sulla gestione della cucina, del bar o dell'attività propria, ma oggi ha necessità di avere un qualche cosa di più, e questo qualcosa di più nasce e può anche limitarsi nel saper interpretare le esigenze, le problematiche e le criticità della gestione, salvo poi trovare le soluzioni che possono essere evidentemente dirette, mi arrangio da solo perché mi rendo conto di essere nelle condizioni, oppure quello di approcciarmi a terzi, e se mi approccio a terzi la capacità di interpretare, di capire quale può essere il professionista più adeguato ai miei bisogni. E come si fa il passaggio verso questa capacità manageriale nella gestione delle nostre attività, perché non tutti hanno la possibilità di titoli di studio di cui oggi abbiamo visto due esempi che costituiscono eccellenze, insomma Luca Deida oltre a Luca Marchini, e qui c'è da studiare, forse il termine è eccessivo nella sua dimensione, ma quando io dico studiare significa tante cose, innanzitutto la curiosità nel proprio lavoro, la necessità di osservare cosa fanno gli altri, la necessità di leggere, la necessità anche di chiedere consiglio, la necessità di aggiornarsi, di visitare le fiere dove ogni giorno vengono proposti come questa novità che riguardano le nostre attività, la necessità di vedere, di girare, di aggiornare, la necessità cioè di imparare, questo sta nel DNA dell'imprenditore, la necessità di continuamente aggiornarsi e imparare. Se gli manca questo, che nasce dalla passione, che poi è l'unico elemento fondamentale nella gestione, cade un po' tutto, e per cui poi si rischiano le conseguenze di cui casi tragici a cui ho fatto riferimento ne sono un esempio, che non sono isolati, che non sono pochi, che purtroppo ci interessano. Per cui mi vengono occasioni di questo dove molto modestamente diamo qualche informazione o qualche approfondimento sul tema, e che servono soprattutto per far crescere una categoria in una situazione anche come quella attuale, caratterizzata da forte crisi, dove se non si hanno anche tutti gli anticorpi in termini di competenze professionali si rischia poi conseguenze assolutamente negative. Qui vi ringrazio e vi complimento con chi ha avuto la benevolenza di darci la disponibilità di esserci in una giornata prefestiva, e vi saluto cordialmente ringraziandovi ancora. Grazie.